Alle semifinali dei playoff domani al Palasport Evangelisti in programma gara 3 contro Ravenna. Ancora una seduta pomeridiana e domani mattina la rifinitura per i Black Devils proiettati verso la gara più importante di questo finale di stagione. Domani pomeriggio con fischio d'inizio alle 18 il Pale Evangelisti ospita gara 3 in cui la SIR affronterà per la terza volta consecutiva la Bunge Ravenna di coach Fabio Soli, che si è dimostrato avversario temibile in grado di strappare un set ai bianconeri in gara 1 a Perugia ed imporsi al tiebreak in gara 2 al Pala De André, trascinando dall'opposto austriaco Buchegger, che sta attraversando un momento di forma clamoroso in attacco in battuta. 33 i punti messi a segno nella sola gara 2 e punto di forza dell'attacco del regista Santiago Orduna. E come ha ripetuto anche Lorenzo Bernardi, non dobbiamo essere sorpresi del fatto che gli entri la battuta, perché hanno dei giocatori che la sanno tirare e lo hanno fatto per tutta la durata del campionato, quindi dobbiamo essere preparati dal punto di vista psicologico e mentale a giocare con una palla staccata magari a inizio partita, perché a inizio partita, poi magari per tutta la durata della partita, perché è una cosa normale, perché è una cosa che fanno molto bene. Gli è girato molto bene anche il cambio palla, perché hanno ricevuto bene le battute anche forti, sono riusciti a fare cambio palla abbastanza con una buona costanza senza regalarci troppi break, quindi questa cosa ci ha un po', di solito arrivavano più break, in questo caso poi mettici le battute sbagliate, mettici forze di qua, forze di là, è normale che poi la partita si allunga. La nostra squadra è fatta, penso, di giocatori tutti quanti con grandissima esperienza internazionale e di campionato italiano, quindi sono abituati a giocare partite del genere, quindi non penso che ci sia, tra virgolette, la scimmia sulla spalla dei battitori che vanno in battuta, quindi è una questione di tranquillità, sì, però fino a un certo punto comunque abbiamo delle certezze tecniche che abbiamo conquistato durante tutta la stagione fino ad oggi, e quindi è quello che conta. Comunque non ci dobbiamo fare dei problemi se magari la battuta non girerà, perché comunque abbiamo tantissimi altri fondamentali con cui difenderci e contrattaccare. Uno su tutti è la difesa, che anche quello è un po' l'indice di come una squadra approccia una partita. E si chiude così questa edizione del nostro telegiornale.